Buongiorno ragazze, benvenuti o bentornati in questo nuovo video vlog. Buongiorno bella gente, noi siamo quasi pronti per partire. Bravo. Ci manca solo la borsa frigo, poi per il resto abbiamo messo tutte le valigie nella macchina ieri. Stanotte non potete capire cosa è successo. Io sono con 3 ore di sonno, mentre ieri notte ne ho dormite solo 5. E quando io non dormo le mie 8 ore sto un po' svalvolata, quindi si può capire dalle mie occhiaie come sto messa. Ieri sera appena siamo tornati, perché non stavamo a casa nostra, abbiamo messo già tutte le borse e tutte le valigie in macchina, almeno così oggi ci ritrovavamo già pronti. E non so dove sta la borsa frigo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ah, io in tutto ciò non vi ho detto che ore sono perché sono le 5 e mezza. No, abbiamo deciso di partire così presto. Mamma mia, che bel panorama! Abbiamo deciso di partire così presto. Perché con il fatto che è sabato dobbiamo andare verso giù e incontriamo un sacco di paesini di mare che comunque la gente va al mare, no? Quindi per forza di cose abbiamo deciso di partire così presto perché a parte partiamo con il fresco e non fa troppo caldo, speriamo anche di non trovare traffico. E quindi di conseguenza di non arrivare dopo 5 ore di macchina. Questo è, guardate, adesso non si vede la fotocamera, ma ci sono tutti gli uccellini. 6:06, in perfetto orario siamo partiti. Qui abbiamo quasi tutta la nostra roba. Quasi tutta perché abbiamo il baule pieno. E siamo solo 5 giorni, eh. Cosa c'è? Il mare, allora vengo per vedere il mare, questo e altro. Certo, con la macchina in moto. Comunque è meglio dall'altro lato, ma sono morto. Cioè, ragazzi, altro che vertigini. Tu come vedi il mare? No, vabbè. Ti vorrei far vedere. Io non lo vedo. Guarda. Prova a vedere così. Ore 10:08, siamo arrivati finalmente a Salerno. Saremmo arrivati anche un pochino prima se non avessimo trovato traffico. Vabbè, abbiamo fatto più di 20 minuti di traffico, giusto? Abbandamento di più, già al casello, già andato 4 d'ora. Ti ho detto che in 3 quarti d'ora. Io mi sono fatta una mezza dormita. Comunque, finalmente siamo arrivati a Salerno. Fa un sacco caldo, però fortunatamente Wolf ha acceso un po' di aria condizionata prima, quindi ci siamo un po' rinfrescati. Macchina gialla, ma non mi picchiare perché l'ho vista prima io. Questa. Esatto. Allora, vi racconto un po' cosa è successo stanotte, perché adesso stiamo andando un attimo in hotel, giusto? Perché vogliamo chiedere se è pronta la camera, anche se non penso, però noi ci proviamo, anche perché abbiamo chiesto una camera specifica, non è che abbiamo chiesto una camera qualunque, ma abbiamo chiesto la 208, quella che avevamo l'altra volta. Però stiamo andando perché vi spiego un po' cosa è successo stanotte, che vi ho detto anche prima, ve lo spiego e poi non ve l'ho più raccontato. Praticamente ve la faccio molto breve. Io mi sono messa a dormire alle 11:30. A mezzanotte e mezza, mezzanotte e 40 mi ero fatta un bell'ora di sonno perché ero stremata. Sono alzata che girovagavo un po', perché girovagavo nel letto, perché non riuscivo più a dormire. Quindi ho acceso un attimo il telefono per vedere effettivamente che ore fossero. Poi stavo con il pensiero che dovevo alzarsi presto. Accendo il telefono e vedo la notifica che c'è un movimento in uscita sopra questa penisola. Che mi sono un po' preoccupata perché non avevo niente che mi dovevano scalare. A parte, ah, aspettate, vi faccio vedere un attimo il panorama. Ok, guardate che carino. C'è anche una bellissima giornata. Non ho niente che mi si scalano su quella carta, a parte Spotify, e poi io la uso per gli acquisti online, quindi mi sembrava un po' strano. Accendo l'app, mi trovo 350 euro mancanti. Al che
io sono letteralmente sbiancata, ragazze, sbiancata. Anche perché non sono soldi miei, quindi, però la carta è mia, intestata a me, quindi è un po' una responsabilità anche questa, no? Da vedere per che cosa me li erano scalati questi soldi, cercavo di capire. Praticamente era l'hotel. Io infuriata chiamo, mando subito un'email a mezzanotte e mezza, perché sapevo che loro erano disponibili anche a mezzanotte e mezza, perché sono svegli, stanno nella hall. Gli mando un messaggio e gli chiedo: scusate, io vi ho dato la carta per garanzia, come faccio sempre anche con Booking, perché io non ho prenotato tramite Booking questa volta, ma io gli ho mandato le mail. Però voi mi avete scalato i soldi, quindi mi state dicendo che è tutto pagato, io adesso vengo in hotel e non devo pagare niente. E la ragazza mi ha risposto che no, loro hanno fatto una... come si chiama? No, una pre... oddio... preoperazione per bloccarti i soldi, diciamo, perché se tu non vieni è solo che me l'hanno fatta di tutto il soggiorno. Allora faccio bene a volte a dare le carte che non ho soldi dentro, perché poi adesso io poi mi sono andata a informare anche un po' su internet, c'era scritto che loro questi soldi te li congelano nel caso tu non vai in albergo. Però adesso magari io pago in contanti, me li scongelano, però non è detto che me li danno adesso, è detto magari che me li danno tra 2 giorni, tra 10 giorni, ovvero io me li ritrovo sulla carta tra 2 giorni, 10 giorni. E comunque con quelli. E comunque a me ha fatto rodere, perché poi non sono più 350 euro che mi mancano, ne sono 700. Quindi adesso stiamo andando un attimo per cercare di capire se ormai quelli si sono scalati, se li possono tenere, per me è pagato. Se invece vogliono 350 euro, quelli me li scongelano. Insomma, stiamo, perché vi giuro, io comunque ho ordinato anche sul Booking eccetera, me li fanno il prepagamento, diciamo, per garanzia. Però non è mai successo che me li si sono proprio scalati dalla carta, che mi è arrivata proprio la notifica, il movimento in uscita, e io non me li ritrovo più. Quindi adesso cerchiamo un po' di capire, c'è gente a mare, fa troppo caldo, e questo era un po' quello che era successo. Insomma, stanotte poi non sono più riuscita a dormire tanto bene, perché cercavo di capire, perché vi giuro non mi è mai successo, io da ignorante, perché sono ignorante su queste cose, poi io mi faccio prendere subito dal panico. Infatti avevo chiamato anche Wolf, l'ho svegliato, gli ho detto: ma si sono scalati i soldi l'hotel? E lui mi ha detto: sì sì, vabbè, poi ci pensiamo domani mattina, io voglio dormire adesso. Giustamente, invece io non sono riuscita proprio a chiudere occhio. Poi ne approfittiamo, chiediamo anche se la stanza è pronta, perché se è pronta scarichiamo le valigie, andiamo un attimo sopra, andiamo in bagno e facciamo tutte quelle cose, e poi usciamo. Però non sappiamo dove andare, quindi pian pianino lo faremo tutto e vi farò sapere. Non sappiamo neanche dove andare a mangiare e cosa mangiare, perché io mi accontento anche di un panino. Ci siamo portati anche il bimbi per cucinare. Io mi accontento anche di un panino, ma è da 4 giorni che mangio un panino con affettato tutti i giorni, quindi oggi proprio no. Abbiamo risolto, abbiamo fatto anche il check-in, c'è un sacco di gente in hotel, io pensavo che non ci fosse praticamente nessuno. Invece, essendo che è anche molto vicino alla spiaggia, c'è un sacco di gente, hanno un sacco di prenotazioni. Infatti ha detto che la camera nostra che avevamo richiesto non è pronta, perché oggi sono andati via delle persone e la devono ancora pulire. Però vabbè, non fa niente, adesso... noi ci abbiamo provato, poi abbiamo fatto il check-in, abbiamo risolto anche il problema della preautorizzazione, si chiama così, non mi ricordavo il nome. E tra l'altro ci ha detto che da 2 giorni non si paga la tassa di soggiorno. Ha detto che temporaneamente non si paga più questa tassa di soggiorno, e abbiamo risparmiato, ragazze, 30 euro, perché tra le tasse di soggiorno veniva 30 euro in più, e siamo troppo felici. E adesso ci facciamo un giro con la macchina. Eh sì, per Salerno, e dobbiamo fare anche un po' merenda, perché io, amore mio, ho tanta fame. Abbiamo fatto colazione praticamente alle 6 quando ci siamo svegliati, siamo andati al bar a prenderci il cornetto, proprio ci viziamo. Altro che dieta, ragazze, ve lo dico, adesso sono, diciamo, in vacanza, in una mini vacanza, non farò diete, non farò niente. Poi ovviamente quando ritornerò mi rimetterò in riga e continuerò la mia alimentazione e a... a raggiungere il mio obiettivo. L'unica cosa che volevo fare, perché in questo hotel dove siamo andati ci ha detto anche se volevamo lasciare il bagaglio, lei pensava che andavamo al mare, però abbiamo troppi bagagli. Wolf: no, ma abbiamo solo una borsa. Adesso appena ci vede scendere abbiamo la borsa mare,
una busta intera di Primark dove ci ho messo tutte le mie cose, la valigia. Poi abbiamo la borsa di Wolf, abbiamo il bimbi, ragazzi, il bimbi per cucinare, perché non vogliamo sempre mangiare ovviamente al ristorante. Abbiamo portato il bimbi per cucinare, che secondo me, se lo sanno, cioè, altro che ci cacciano, ci rompono proprio. Sì, per 10 euro viene a mangiare, sì. Abbiamo fatto merenda, no. E intanto siamo andati anche in un negozio dove vendono la biancheria, che Wolf si è fatto un po' di mutande e un po' di calzini. Adesso, non so perché Wolf è andato dritto, ma dovevamo girare per andare al Carrefour. Abbiamo fatto merenda e abbiamo deciso di non pranzare oggi, perché abbiamo fatto merenda molto sostanziosa. Quindi abbiamo deciso di non pranzare. Adesso stiamo andando al centro commerciale, che in realtà noi lo chiamiamo Carrefour, solo che si chiama centro commerciale Maximal, perché vogliamo andare a fare un giro, anche perché per aspettare l'albergo disponibile. Io voglio andare a fare un giro così, tanto per, voglio anche passare un attimo alla Feltrinelli, insomma un girettino così, per poi andare in albergo e stare tutto il pomeriggio chiusi in stanza con il condizionatore acceso. Andare a mare, quello la volete a mare, mare. Aspetta, vado in piscina, di vado in piscina dell'hotel. Ma ci sia bene. Penso di sì. E tantino, io non mi sono portato il costume. Porca troia! Ma dove ti va accanto col tu? No, Tati! Siamo in hotel, stiamo scaricando le valigie e ancora ci manca tutta quella roba. Che è successo, Tati? Ah, vabbè. Addirittura, sto dimenticando di chiederla. Ore 15:03. Ci siamo messi un po' a riposare sul letto. Volevo addormentarmi, solo che dobbiamo sistemare tutta la camera, disfare le valigie. Alle 18 ho la diretta con voi, quindi ho deciso di riposarmi un attimo. Mi sono mangiata le cose che mi sono mangiata anche a merenda, perché erano avanzate. E adesso stiamo disfando tutte le valigie, mettendo in ordine. Vi vorrei far vedere la vista che abbiamo dalla camera. In realtà noi l'abbiamo scelta proprio perché c'era questa vista. Il problema è che le piante sono cresciute, adesso non si vede praticamente niente. E quando eravamo venuti a marzo, che poi ce ne siamo andati proprio il giorno prima che chiudessero tutta l'Italia, infatti siamo stati fortunati perché sennò dovevamo rimanere qui, non erano così alte le piante, infatti praticamente non si vede niente. Balconcino, strada, e vedete abbiamo il mare e lì si vede tutta la costiera, se non ci fossero per queste piante che a marzo non erano così alte. E qui c'è, ci sono tutti gli ombrelloni. Adesso non esco fuori perché abbiamo il condizionatore acceso, con la piscina che voi della telecamera non vedete, però c'è la piscina anche bella grande. Mi piacerebbe andarci magari un giorno di questi, magari domani, però vogliamo chiedere un attimo quanto costa, perché la piscina dell'hotel, da quello che abbiamo capito, però ha un costo. E questo è, poi vabbè, qui ci siamo, nella stessa stanza ci siamo venuti a marzo, quindi penso più o meno ve la ricordate, se non mi seguivate, no, però è la stessa. Letto, abbiamo questo, sì scusate ma abbiamo veramente un casino, stiamo mettendo a posto scrivania, armadio, poi c'è il bagno, comunque è una stanza molto 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 carina. Ore 5:30, ci siamo appena svegliati con Wolf, siamo distrutti, però, cioè io ancora sto sonnata, però ci servivano assolutamente 2 ore di sonno. Adesso vado a farmi la doccia e tra mezz'ora faccio una diretta Instagram con voi. Mi sono truccata, ho fatto anche un bel trucco, il sole sta scendendo, stavo un po' vedendo. Intanto Wolf è anche andato al supermercato, facendo un po' di condizionatore, perché stiamo un po' facendo accendi spegni, accendi spegni. Dovrebbe partire, andato, perché adesso devo passarmi la piastra e deve stare assolutamente acceso. Non so come farvi vedere meglio il trucco, forse qui. Comunque mi sono truccata sul rosa viola, ho messo anche la palette di glitter di Nabla, non mi piace per niente, lo ripeterò fino alla fine, non mi piace per niente. Devo anche mettere a caricare la batteria, se no non vi porto con me. E niente, adesso vado a vestirmi, a passarmi la piastra,
ad aspettare Wolf che viene e poi andiamo perché alle 8 e quarto abbiamo l'appuntamento con la pizzeria. Outfit of the day. Ragazzi, siamo super in ritardo perché sennò ve lo faccio vedere meglio. Vestitino di Shein, scarpette che mi sono comprata l'altra volta, non c'entrano non niente con questo vestito, però ci ho abbinato la borsa. Ci sono da far vedere. Sì. Il suo outfit è magliettina, scarpe, esatto. Ancora non lo giro. Mi sono passata anche la piastra ed è tantissimo che non porto i capelli sciolti. Siamo appena usciti dalla pizzeria. Per ultimo abbiamo preso un amaro e un limoncello molto molto buoni e era buona come pizza. Io mi prendo sempre la classica margherita, però a me come locale piace tantissimo ed è super organizzato, super pulito e fa la pizza veramente buona. Oggi ci hanno messo, come avete visto fuori, era bellissima l'atmosfera. Io, è tanto 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 piaciuto a te. E ci ha detto che il martedì fa la musica dal vivo. Purtroppo noi questo martedì sicuramente faremo altro, non mangeremo di nuovo pizza, però se siete della zona, martedì vi fa mangiare con la musica dal vivo ed è, cioè, un locale veramente molto carino, a me piace un sacco. Ma proprio come organizzazione, perché non è una di quelle pizzerie che di solito qui purtroppo le trovi molto spesso, dove ci sono pizzerie molto piccole, non prendono le prenotazioni, eccetera, eccetera. Invece qui fa la pizza buonissima. Prende le prenotazioni, è bello grande ed è super organizzato come locale. Adesso ci stiamo andando a dirigere verso Battipaglia e non verso Salerno. Noi abbiamo l'hotel a Salerno perché sicuramente ci vedremo con Rosaria, che è da tanto adesso che non la vediamo, da marzo. E poi per farci un giro, diciamo che il sabato sera a Salerno anche no, evito. A me non piace stare in mezzo alla confusione, non piace stare in mezzo a tanta gente, soprattutto di questo periodo, quindi evito sempre di andare in posti troppo affollati, soprattutto perché conosco noi giovani e noi giovani, cioè non parlo per me perché io no, però non si mettono la mascherina. Io invece me la metto anche se sto fuori. So che non è obbligatoria, bla 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 bla, però anche se non è obbligatoria sono tutti ammucchiati sempre e comunque, e non mi piace come cosa, magari fuori dai locali, nei locali. Insomma, non entro nei dettagli di come la penso perché sennò potrei creare discussioni inutili in questo momento. Siamo tornati in hotel, sentite la musica, stanno ballando. Wolf mi diceva che qui vicino c'è una discoteca, mentre qui ci sono tutte case, quell'albero è bellissimo, domani ve lo faccio vedere, è proprio bello bello bello. La prossima volta che verremo in questo hotel vorremmo prendere o questa camera o l'altra. Già lo volevamo fare questa volta, ve lo stavo dicendo anche prima, solo che poi vabbè, abbiamo detto andiamo sul sicuro e prendiamo la camera che abbiamo preso anche l'altra volta. Non sappiamo ancora cosa fare domani. Per oggi ti ho fatto un bel giro anche a Giffonia e siamo stati un po' lì con la macchina, niente di che, non siamo proprio scesi ma siamo stanchi. Infatti domani non abbiamo messo neanche sveglia, niente, perché dobbiamo riposarci. Questo giorno è finito e ci vediamo domani mattina e vi do la buonanotte e vi saluto e ciao ragazze. Ciao bella gente, buonanotte. Lui fa finta di dormire ma mi ha detto: Sara, assolutamente dobbiamo vedere i ristoranti che ho segnato. Oggi è andato giù nella hall che si è fatto dare carta e penna per segnarsi i ristoranti. Ancora dobbiamo portare la penna giù nella hall. Come sempre qui il personale è super gentile, sono veramente gentili. Una volta vi saluto davvero, buonanotte. Buongiorno ragazze, oggi domenica 12 luglio e noi già abbiamo fatto colazione e stiamo alla deriva, non sappiamo cosa fare. È vero, già abbiamo fatto colazione, ci siamo svegliati verso le 8:30. Ho detto Wolf andiamo subito a fare colazione, che hanno spostato la sala per fare la colazione. In questo hotel ci sono anche le sale che, dove fanno, che ne so, i 18 anni per esempio, e l'hanno spostata lì dove abbiamo fatto anche colazione fuori. Comunque semmai nei prossimi giorni vi porto con noi. Guarda amore le barche che ci sono questa mattina. Allora, come vi stava dicendo anche Wolf, noi siamo un po' in alto mare perché in realtà non sappiamo proprio cosa fare ed il problema è perché è domenica. Io sinceramente avrei tante idee se non fosse che mi sono dimenticata il costume. Perché andare al mare ma non si può. Esatto, e Wolf dice: allora, magari voglio andare al mare, non si può perché c'è il traffico. Voglio andare in costiera,
non si può perché c'è il traffico. Voglio andare in piscina, non si può perché c'è tanta gente. Quindi ogni opzione non è fattibile perché comunque c'è traffico, c'è gente, non si può fare, sai quanta gente trovi, perché è domenica. Però non sappiamo cosa fare, quindi adesso sono tipo le 10. Sono le 10, giusto? Sì, potremmo cercare qualcosa di alternativo e compensare il traffico con la gente e con quello che vorremmo fare. Cioè, se devo andare alla costiera si può fare. Oppure se vuoi andare al mare dobbiamo comprarti il costume che ti sei scordato. Poi guarda qua le mie mutandine nuove. Sono carissime. Guarda qui le mie mutandine nuove. Ok. Stamattina così. E vedete che ci sono un sacco di barche. Adesso ancora dobbiamo decidere il problema. Anche se vogliamo andare anche a mangiare da qualche parte, non abbiamo neanche prenotato. E stiamo un po' così in alto mare. Vediamo un po' la giornata cosa ci riserverà. Che noi dovremmo prima scegliere dove andare a mangiare. E se andiamo al mare? Per regolarci a quale mare vuoi andare. E perché tu oggi ormai già ti sei fissata che vuoi andare al mare oggi di domenica. Cioè a questo punto era meglio andarci ieri. Che a mare ci potremmo andare per lunedì, martedì, mercoledì. Quali sono le opzioni, se no? O andare di là, o andare di là, o andare qua. Andiamo a quella parte dove si prende il pedalò e si va nella spiaggetta nascosta. Ma là sempre in costiera sta, sai che trova parcheggio? Comunque ragazzi, adesso noi sistemiamo un po' la camera. Non so voi che tipo di persona siete, però noi siamo delle persone che anche se la camera la devono pulire, cioè vengono le signore delle pulizie a pulirla, noi la facciamo trovare sia ordinata che pulita, perché comunque è giusto, cioè. E quindi adesso sistemiamo un pochino e ci vestiamo e intanto decidiamo cosa fare. Stiamo uscendo, ci siamo decisi forse, e abbiamo deciso di andare a trovare un costume per me, in primis. Anche il pranzo forse, non lo so neanche chiederglielo. Che e cosa? Niente. No, niente. No, niente. Vabbè. E comunque cercare un costume per me e magari dai non facciamo casino e andare al mare qui di fronte all'hotel, che c'è l'ingresso mare più piscina, 10 euro a persona, mi sembra 10 euro a persona. Solo che la ragazza ha detto guarda dovete prenotare ieri, noi ci siamo finiti stamattina, vogliamo andare qua, vogliamo già prenotare subito. Dati o scendiamo, glielo diciamo, ok, chiediamogli prima se c'è posto, andiamo giù nella volo e glielo chiediamo. Però intanto dobbiamo uscire per cercare un costume e per stasera sappiamo già dove andare a mangiare. Il problema è che dobbiamo chiamare per vedere se è a posto e per prenotare, perché forse andiamo anche con Rosaria. Andiamo, io sono pronta, ma non è di essere pronta, io sono pronta intanto tutto ciò. Ma che cosa? Che mi hai domandato? No, non te lo dico. No, ma lo dico. No. Giuro, te ne do tante oggi. Ma tante. Tanti di bacini, dai, andiamo. Poi abbiamo chiesto alla ragazza della hall e lei ci ha risposto che è tutto pieno. Non ha posti né per la piscina né per il lido né niente. E ovviamente. Quindi intanto noi stiamo uscendo per vedere se troviamo qualche costume. Che altro perché la mia paura è che anche se andiamo in qualche altro lido non c'è posto. Quindi vediamo un po' come si evolve la giornata. Oggi è tutto un po' un'avventura. Aggiornamento delle 13, Sara. Buongiorno. Non ha trovato un costume. Siamo andati dai cinesi. C'era, secondo me mi stava anche bene, solo che c'era una 52. E di solito io prendo per i costumi la 50 perché per il seno mi stanno bene, invece il pezzo di sotto di solito mi stanno un po' larghini, però insomma me li faccio andare bene. La 52 secondo me mi stava un po' troppo grande il pezzo di sotto, quindi non potevo prenderlo. Poi siamo andati ad altri cinesi e non c'era, o almeno c'erano tanti modelli ma ovviamente taglie molto piccole. Poi siamo andati da Montoro perché me l'avete consigliato voi su Instagram, anche lì c'era una taglia grande, però a me il seno me lo devono tenere, ragazze. Poi dove siamo andati? Da Piazza Italia, anche lì niente. Ci siamo fatti un giro d'Euronics giusto per farci un giro perché ovviamente ero arrabbiata.
non arrabbiata, ormai ero disperata, cioè ormai avevo perso le speranze di trovare questo costume. Alla fine poi c'era il centro commerciale in cui siamo andati anche ieri, siamo andati lì dentro perché lì c'erano un sacco di negozi. Siamo andati a The Zenith, ma il massimo che arrivano è la quarta e ciaone. Alla fine sono andata da Golden Point. Allora, c'era la signora di Golden Point, carinissima, che si è messa lì, si è messa a farmi vedere i costumi della mia taglia, ovviamente, perché mi ha detto: guarda, per la tua taglia ce l'ho solo tre, non vedere i colori, basta il modello, eccetera eccetera. Avevo trovato un modello molto carino, non mi piaceva tantissimo, però si vedeva che era tutt'altra qualità di quelli che utilizzo io di solito, e non aveva né ferretto, mi sembra, e né coppe, ma mi teneva bene il seno, cosa che di solito quelli che compro magari al mercato, vi faccio un esempio, ovviamente sono di altra qualità e non mi tengono. Invece lì, anche se non aveva né ferretto né coppe, quindi si asciugava anche subito, mi sosteneva molto bene, ma molto molto bene il seno. Infatti ero rimasta così, non mi piaceva tanto come, cioè mi piaceva come mi sosteneva, però non mi piaceva come mi stava il modello. Però mi sosteneva bene, poi potevo allargarlo, potevo stringerlo, insomma, carino carino. Solo che il costo del solo pezzo di sopra era di 44 euro. Solo il pezzo di sopra, ovviamente dovevo comprarmi anche il pezzo di sotto, e sinceramente non era cosa, perché spendere così tanti soldini per un costume che sì, me lo metterò anche più avanti, però devo comprarlo solo per questi giorni, non mi sembrava il caso. Cioè non ci volevo, vi dico proprio la verità, non ci volevo spendere così tanti soldi per un costume. Siamo rimasti a Luna, che non sappiamo cosa fare. Adesso abbiamo prenotato tramite The Fork in un ristorante che si chiama Il Porcino Innamorato. Non ci siamo mai andati, però abbiamo visto i piatti. Solo che io lo vedo un ristorante un po' scicchettoso, come lo chiamo io, e stiamo così. Cioè praticamente siamo vestiti in veste di mare. Io ho un vestito che utilizzo per casa con l'infradito da mare, Wolf anche canottiera da mare e pantaloncino. Insomma, siamo vestiti un po' così. E per andare al ristorante così, io mi faccio sempre un po' di problemini, cioè andare al ristorante vestita in questo modo. Poi sicuramente ci faremo qualche altro giro. Purtroppo la giornata è andata così, non troviamo nessun costume. Mi sono un po' arresa dopo tanti giri, tanti negozi. Mi sono un po' arresa anche da H&M, l'avevo trovato molto carino, ma non lo potevo provare. 20 euro solo il pezzo di sopra, non lo potevo provare. E sinceramente te lo puoi anche tenere se non lo posso provare, perché io ho bisogno di provarlo. Ho visto tanti costumi, sì, mi stanno bene, carini, e poi non mi entravano. E adesso ci dirigiamo verso il ristorante. Anche per stasera abbiamo prenotato, andiamo con Rosaria. Siamo venuti in questo ristorante, non potete capire quanto è carino. Io sono andata anche dentro, è bellissimo dentro. E il menù lo vediamo da qua, e ha questa terrazza fuori e anche dentro. Ok, adesso stiamo vedendo il menù. Io volevo farmi scialatielli ai frutti di mare, e Wolf penso si voleva prendere anche la la frittura. Adesso vediamo un attimo, se no una sera possiamo andare a Cetara a prenderci la frittura. Andiamo. Ma te la faceva piccolina là. Comunque mi prendo il scialatielli, Tatino. Ah, e ci hanno portato anche l'aperitivo. Però a me di solito non piace. È buono, è poco alcolico. Questo è tuo, Tatino, perché non me li bevo questi. Allora, ecco il mio piattino, che sono scialatielli e frutti di mare. E questo è il piattino di Wolf. Buon appetito! Queste sono le patate fritte o al forno? Fritte, ripassate fritte ai funghi porcini. Poi saltate in padella. Vai, assaggia. Come so? Buono. Reazione di Faro. Buone. Patate, ottimo. Ah, abbiamo mangiato benissimo, veramente bene. Abbiamo risparmiato 8,50 euro. Senza The Fork pagavamo 41 euro, e abbiamo pagato 33 euro, cioè meno del costume che mi hanno chiesto alla Golden Point. E abbiamo preso due bei piatti di pasta. Poi ci hanno dato l'aperitivo. Abbiamo preso le patate, quindi un contorno,
Poi abbiamo preso una birra, l'acqua, il coperto, l'amaro, 33 euro. In mezzo alla strada non c'è nessuno, solo noi. Adesso andiamo un attimo in hotel e poi ritorniamo qui indietro, perché vorremmo andare alla Lidl, che mi avete scritto che c'è un costume. Vedo se c'è un costume effettivamente, poi andiamo anche a fare la spesa. Anche se sono già le 3, perché il servizio era un po' lentino, la pasta ci ha messo tanto da arrivare. Toccata e fuga in hotel. Siamo passati giusto per andare in bagno e per accendere il condizionatore. Adesso stiamo uscendo, che stiamo andando a fare un po' di spesa, perché non abbiamo le cose per fare merenda, qualche schifezzina, qualche dolcino, ma a parte ciò, acqua, bibite varie e in più, ve l'ho detto anche ieri, ci siamo portati i bimbi per cercare di cucinare qualcosa e non mangiare sempre al ristorante. Andiamo a prendere anche qualcosa per cucinare dentro il bimbi, tipo la pasta, eccetera, eccetera. Io sempre non ho il costume, come ci vado al mare? Se non lo trovo, non lo trovo, che faccio? Forse mi domanda, andiamo al mare domani mattina, ma se non troviamo il costume. Ah, che buon odore, c'è questo hotel, mi piace per il buon odore che ha, che puliscono praticamente ogni 10 minuti. Ma non solo per il Covid, anche prima del Covid pulivano sempre. No, si stava meglio dentro. Dove è parcheggiata la macchina? Alle ore 16:25 del 12 luglio 2020... Sara ha trovato il costume. L'abbiamo comprato. Dopo che stamattina, perché poi anche oggi pomeriggio sono andata a vedere altri costumi, dopo che mi sono misurata una cosa come una ventina di costumi, mi sono misurata di sicuro più di 20. L'abbiamo trovato. È lui. È un po' bruttino, Bruttino è carino. Dai, no? Dopo ve lo faccio vedere a casa, però secondo me è un po' bruttino. Abbiamo trovato il costume. L'ho già detto. Lo siamo andati a male. Posso, ma era l'ultimo negozio che andavamo a vedere. Sì, era proprio l'ultima spiaggia questa. Dopo questo, basta, andavamo a casa sconfitti e senza costume. Siamo tornati in hotel, abbiamo fatto un po' di spesa, adesso vi faccio vedere cosa abbiamo comprato. Ah, dammela a me anche un po', perché ho anch'io sete. Allora, sono cose che sicuramente non ci mangeremo tutte qui, perché sarebbe da pazzi. Però Wolf si è comprato le cose anche per andare al lavoro. Comunque Pringles, quando faremo la serata Netflix. I salamini, quando non so, questi sono buonissimi, li ho presi. I cornetti misura, che non so per quale assurdo motivo Wolf l'ha presi. Lacca, pasta quando vogliamo mangiare qui in hotel con il bimbi, ve lo stavo dicendo anche prima. Piatti di plastica, perché ci siamo dimenticati i piatti di vetro a casa. Arachidi, queste qua le voglio assaggiare anch'io, ma l'ha preso Wolf. Coca-Cola. Poi qui abbiamo preso il tè. Poi qua merendine pan di stelle, Milka, no, si è sciolta, Coca-Cola e Kinder cereali. Questa è la nostra spesa, adesso ci sistemiamo un po'. Qui è già sceso il sole, c'è diciamo mezzo tramonto. Io sono pronta, lasciate perdere i capelli perché ho deciso di non passarmi la piastra. Però ho fatto un bel trucchetto, perché ho messo la tinta labbra di Sephora numero 84 più il gloss di Nabla, che sto amando, lo metto tutti i giorni dappertutto perché mi piace tantissimo. Poi niente, ho fatto un trucco molto semplice in realtà oggi, perché andremo a mangiare in un posto molto semplice, quindi ho proprio deciso di darmi solo così una truccata, infatti mi sono messa solo un vestitino nero. Sempre preso da Shein. Adesso aspetto un attimo Wolf, che ci stiamo sentendo un attimo il telegiornale. E alle 9 abbiamo l'appuntamento dalla burgeria, perché andiamo in una burgeria insieme a Mezzo Colpo e sta a Ponte Cagnano. E non vedo l'ora, perché è buonissima. Ci siamo andati un anno fa, ottima. Outfit of the day. Anche oggi con l'Autan. Forse andava stirato sto vestito, perché guardate com'è. No, la maglietta mi andava lì giù sul porto, però siamo carine coccolose, siamo carine coccolose. Tu con gli occhiali da sole, sono le 9, lui con gli occhiali da sole. Abbiamo preso appuntamento nell'hamburgeria alle 21, perché noi pensavamo che oggi riuscissimo ad andare al mare, ritornare, farci la doccia, tutto, quindi pensavamo anche che le 21 fossero anche presto,
perché tra il fare la doccia eccetera. Invece no, infatti sono le 8:20, già siamo pronti. Adesso sicuramente ci faremo un mezzo giro e poi andremo. Siamo da mezzo colpo. Questi sono i panini. Non ne ha tanti. Guardate che però che carina l'atmosfera, bellissima. Sicuramente io mi prenderò il Kennedy senza maionese. Mentre tu quali li prendi? Il Michael Jordan. E mi faccio più gioco a 4-4. Abbiamo preso anche l'antipasto, ragazze, polpette con cheddar e bacon. Ho paura che poi non mangio il panino, quindi lo mangi tu l'antipasto. Ci hai fatto l'antipasto più il burger. Il burger è più nuovo, io mi volevo fare due burger. Ok. Non mi sono fatto mettere un altro hamburger, ma mi sono fatto. Se vuoi fare un altro hamburger invece? Ma mangio già più peggio, prima. Io faccio due hamburger e più peggio. Queste sono le polpette con bacon e cheddar. Adesso Wolf le assaggia davanti. Vai. Oh, vai, vai. Assaggia. Buone. Morbida con panni. Bella saporito, anche se bella bagnata lì al cheddar. Io mi sono fatta questo panino, hamburger, provola, bacon e patate al forno. E Wolf bambino disperato perché ancora deve ricevere il suo panino. Fa foto, video, che fra poco non ci sarà più. Due hamburger, dall'uovo. Abbiamo finito di cenare, adesso ci vedremo con Rosaria che, non so se ve l'ho detto prima, doveva venire a cena, solo che ha avuto un imprevisto e quindi non è più venuta, quindi... Non ti ho raccontato, no, vabbè. Dicevo, dovevamo vederci a cena, poi ha avuto un imprevisto e quindi abbiamo deciso di vederci dopo cena. Anche perché io gli devo dare un regalino a Rosaria. È un pensierino, non è niente di che, però non so se posso dirlo, è perché gli devo dare un regalo. Cioè, è una cosa sua, quindi... Non la dico perché non so se vuole, però è una cosa bellissima. Quindi io gli ho portato un pensierino ino. Anche stasera si sono fatte mezzanotte. Siamo appena tornati in hotel. Siamo stati un po' con Rosaria. Mi sono completamente dimenticata di riprendere perché comunque era da tanto che non la vedevo. Da marzo appunto, da quando sono stata l'ultima volta qui a Salerno. E ci siamo messi a parlare, a chiacchierare, quindi proprio non ho proprio preso la telecamera, ma non siamo andati da nessuna parte, siamo restati lì dove ci siamo visti e ci siamo messi a chiacchierare. Adesso mi vado assolutamente a struccare, prendo il pigiama e poi ovviamente ci mettiamo a dormire e decidiamo anche cosa fare domani, perché in teoria volevamo andare al mare, in pratica è successo quel che è successo, quindi vediamo un attimo. Truccata, anche oggi ci stiamo mettendo a dormire perché siamo stanchissimi, sono l'una. Detto ciò, ragazze, con questo buio io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto cliccate mi piace, condividete con le vostre amiche, iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché anche il prossimo video sarà un vlog di Salerno. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video e buonanotte.